Oggi Cryptonomist compie 2 anni. Infatti il sito andò online il 21 marzo del 2018. Oggi infatti sul Cryptonomist è stato pubblicato questo articolo, ovviamente del direttore Amelia Tomasicchio, che racconta un pochettino come sta andando il Cryptonomist e ovviamente ricorda il fatto che compie proprio oggi 2 anni, e io su ilbitcoin.news ho pubblicato invece quest'altro articolo in cui ho descritto quali sono le mie sensazioni. E mentre ci sono, colgo l'occasione per una puntualizzazione perché è una cosa che non tutti hanno ben chiara. Io scrivo per il Cryptonomist, ma sono solamente un collaboratore esterno fisso perché scrivo tutti i giorni, però non faccio parte integrante dell'azienda Cryptonomist. E quindi ovviamente non sono nemmeno l'editore di questo giornale. Ci tengo a dirlo perché molte persone lo sanno, però purtroppo non a tutti è chiaro e quindi è giusto fare chiarezza e far sì che tutti, quante più persone possibile, lo sappiano. Ciò non toglie però che io collaboro col Cryptonomist fin dall'inizio. Infatti, se andate sulla mia scheda su Cryptonomist e andate sull'ultima pagina, vedete che il primo articolo che io ho pubblicato, questo che io ho scritto, scusate, è del 14 marzo 2018. In totale, se volete andare a vedere, scoprite che sul Cryptonomist attualmente sono pubblicati 3.267 post a mio nome. Sono la metà circa in italiano e la metà circa in inglese, perché gli articoli che scriviamo per il Cryptonomist vengono pubblicati anche, tradotti e pubblicati anche in inglese. Che dire, continuate a seguirci. Io spero che quello che stiamo facendo con il Cryptonomist vi sia utile e vi piaccia. E ovviamente ci vediamo al prossimo articolo. Un saluto, ciao.